A lanciare l'allarme il CSA. Ora sono senza stipendio, almeno per il momento, anche i dipendenti comunali di Nocera Inferiore. La crisi ha fatto saltare il canonico appuntamento del 27 del mese. Sintomo per il CSA di una situazione che sta irrimediabilmente precipitando. Noi abbiamo una situazione, credo che voi abbiate registrato mentre noi parlavamo e facevamo l'assemblea, abbiamo una situazione a Nocera Inferiore esplosiva, cioè addirittura i lavoratori dipendenti del comune di Nocera Inferiore ad oggi dovevano percepire lo stipendio, non l'hanno preso, sembra che non ci siano i soldi per pagare lo stipendio a questi lavoratori. Abbiamo una situazione qua sul comune che è drammatica perché non abbiamo interlocutori, sono assenti o sono fuggenti, voi sapete che abbiamo avuto 3 commissari che si sono succeduti e non hanno fatto certo il bene di Nocera, questi 3 commissari, che ognuno che veniva stava un po' e poi andava via. Noi vogliamo essere più presenti in questo territorio, vogliamo essere presenti con i nostri rappresentanti che si faranno eleggere per stare più vicino ai lavoratori e per dare risposte concrete che fino ad oggi in questo paese, specialmente al sud, mancano di concretezza nei confronti dei lavoratori.